marinaio genovese ha una tipologia abbastanza particolare. Sin dalla metà del Medioevo è abituato a frequentare e a battere tutto il Mediterraneo. Esiste una capacità del genovese comunque di entrare in relazione, di comprendere quelle che sono le esigenze, le regole che questa convivenza ha. Da una parte le porta a Genova e dall'altra parte lui stesso si stabilisce in luoghi altri. Quindi è un marinaio fortemente internazionalizzato. Al contrario di altre nazionalità, i genovesi non navigano solo con i genovesi. Prendono a bordo Nauclerio, che è il pilota greco, il bombardiere tedesco, comito musulmano. Sono tutte figure che, diciamo così, fanno parte di queste navi genovesi che, a buon dire, sono effettivamente già delle navi internazionali. Praticamente potrei dire che non esiste più una nave che porta dal comandante al mozzo equipaggio italiano, sono veramente rarissime. Le esigenze odierne sono basate sulla riduzione dei costi e purtroppo anche sulla lingua, sul dominio della lingua inglese. Se noi che lavoriamo sul mare riusciamo a trasmettere entusiasmo a questi ragazzi, fargli capire quanto sia importante, quanto sia bello questo lavoro, sono sicuro che riusciamo a trascinare tantissimi giovani.